gloria a Dio. Vi chiediamo di prendere carta e penna perché ci saranno delle date importanti da scrivere. Vogliamo cominciare col primo avviso. Sono aperte le iscrizioni per il PDG Camp, il ritiro delle famiglie dal titolo Overflow, il cuore della rivelazione. Avremo 3 turni, il primo dal 30 luglio al 4 agosto, il secondo turno dal 6 all'11 agosto e il terzo turno dal 13 al 18 agosto. Bene, questi sono i turni per le famiglie. Sono aperte le iscrizioni per il Summer Camp di PDG Young. Avremo 3 date, il 12 più, quindi tutti coloro che hanno da 12 anni in più possono partecipare al turno che si terrà dal 23 al 28 luglio. E poi avremo 2 turni per i 18 più, dal 20 al 25 agosto e dal 27 al 1 settembre. Sono aperte le iscrizioni per il Summer Camp PDG Kids, il ritiro dei bambini dal titolo Il cuore del padre. Sarà il turno dall'8 al 13 luglio. Per tutte le informazioni o le prenotazioni potete rivolgervi al punto informazioni o chiamare in segreteria allo 091 55 26 19. Per tutti coloro che si affidano a qualcuno per la compilazione della dichiarazione dei redditi, c'è l'opportunità di poter aiutare i bisognosi. Come? Comunicando un codice fiscale che è quello di PDG Outside. Il numero, dovrebbe esserci una slide ma non compare in video, quindi scrivetelo, lo ripeterò, eccolo qui. Il numero da comunicare a chi farà la dichiarazione dei redditi è 971790702. Lo ripeto, 971790702. Il 5 per 1000 sono dei soldi che andrebbero allo Stato, in questo modo saranno per aiutare i bisognosi. Amen. A quanti di voi piace arrivare in chiesa e trovare il posto pulito, per terra pulito? Ebbene, esiste un servizio, il servizio pulizie, e stiamo cercando personale, quindi tutti coloro che hanno in cuore di servire e che ancora non lo fanno, potete andare al punto informazioni perché il servizio pulizie cerca persone disposte ad aiutare. Amen? Non sento amen questa cosa. Ah, ora sì, ok. Vogliamo pregare per il pastore Antonio D'India che questa mattina si trova a Udine, dove alle 10 appunto predicherà nella chiesa del Gospel Center del pastore Maurizio Longo, e invece alle 17 predicherà alla parola della grazia di Udine del pastore Bruno Donaddio. Vogliamo pregare perché quando un ministro esce sicuramente ha il mandato apostolico e noi vogliamo che quando torna possa portare il 100% del frutto per cui è stato mandato. Amen? Vogliamo invitare il pastore Joe che vi darà una importante comunicazione. Pace a tutti! Siete svegli? Già qualcuno mi fa così. Bene, bene. Ok, sapete che dal 4 al 6 maggio avremo la conferenza dei giovani e stiamo veramente avendo tantissime prenotazioni. Inizierà il venerdì sera fino alla domenica sera. E voglio darvi qualche avviso importante perché si avvicina. Innanzitutto la domenica i culti di mattina saranno normalmente, ci saranno normalmente i culti sia quello delle 8 che quello delle 10, ci saranno i culti normali. L'unica cosa salterà quello di pomeriggio perché ci sarà la conferenza, l'ultima sessione della conferenza. Quindi i culti di mattina saranno normali, saranno aperti a tutti. Troverete come l'anno scorso un po' di una chiesa un po' diversa, con un palco più allungato, eccetera, eccetera. Però non vi preoccupate, la domenica il culto sarà regolare e il nostro apostolo predicherà regolarmente. Un aiuto che voglio chiedervi, sapete, abbiamo superato di gran lunga il record e il numero che abbiamo avuto l'anno scorso di giovani, ma fatelo l'applauso se lo dovete fare. Abbiamo ancora qualche posto, così se c'è qualche buon palermitano che dice vabbè poi mi prenoto, devi che resti fuori. Quindi volevo dirvi anche questo, qualche giovane che ancora non si è prenotato, prenotatevi perché è importante poter partecipare a questo evento profetico.
Voglio chiedervi una cosa, Chiesa. Noi stiamo avendo solo una piccola difficoltà nel servizio bambini. Abbiamo dei momenti vuoti dove non abbiamo personale che può aiutare per tenere i bambini durante la conferenza. Così voglio chiedere a tutti quelli che stanno mandando i propri figli alla conferenza e sanno che i propri figli saranno benedetti. Quanti l'anno scorso hanno avuto dei figli che sono andati alla conferenza e sono stati benedetti? Quanti? Potete alzare la mano? Bene, abbiamo bisogno di una mano, un piccolo volontariato, se potete aiutarci per tenere i bambini durante questi giorni, potete andare a parlare col fratello Benny e la sorella Cinzia nella zona Kids, così possiamo dare una mano tutti, aiutarci affinché questa conferenza vada bene. E l'ultima cosa che voglio dire, chiedo alla regia di aiutarmi, la conferenza si concluderà, il titolo è quello, Rivoluzione Virale, e la conferenza si concluderà alle 20:30 domenica sera al Foro Italico. Saremo tutti lì, faremo una manifestazione, faremo lode e adorazione, ci sarà un messaggio evangelistico. E questa parte non è aperta solo ai giovani, ma più siamo, meglio è. Sapete, dall'1 maggio Palermo sarà piena di cartelloni con questa grafica. Stiamo investendo affinché tanti giovani possano venire e possano conoscere chi Gesù Cristo è. E ci stiamo mettendo al Foro Italico perché è la porta d'entrata di Palermo e noi ci metteremo lì e diremo: Palermo è la nostra città e appartiene a Cristo. E più siamo, meglio è. Così domenica sera alle 20:30 migliaia di giovani ti aspettano al Foro Italico. Se venite siete i benvenuti, sostenete questo progetto perché Palermo è nostra, il nostro re l'ha pagata col suo sangue e noi ce la prendiamo. Amen. Alleluia. Dio è buono e la sua benignità è grande. Voglio dare un ringraziamento in particolare a tutti quelli che hanno partecipato al il gruppo della lode, in particolare che hanno viaggiato e sono arrivati le mattine qui durante questi 2 giorni che abbiamo avuto a Catania alle ciminiere, ma alle ciminiere abbiamo fatto smettere di fumare tante persone e abbiamo avuto questo meraviglioso tempo. Dio ha fatto delle cose meravigliose, poi sentiremo qualche testimonianza. Ma stamattina vogliamo anche pregare per tutti quelli che sono impegnati. C'è il fratello Osvaldo che si trova a Trani, si andrà pomeriggio a Palma di Montechiaro, il fratello Alberto. Ci sono tutti i servizi delle varie missioni che si svolgono in varie parti. Si sta preparando la missione di Torrenova in provincia di Messina, così siamo grati a Dio. Mia moglie è tornata stanotte da Milano, hanno avuto una conferenza di donne. Poi sentiremo pure qualcuno che darà una breve testimonianza e quindi vogliamo essere grati a Dio, ma io voglio che fate un applauso a tutti quelli che hanno collaborato per Catania con grandi sacrifici, perché tra l'altro hanno pure il ritorno fatto una deviazione, si passa da Villa Rosa e si allunga almeno mezz'ora di tempo, quindi significa ci vogliono più di 3 ore per andare a Catania e tornare da Catania. E ringraziamo il Signore, il pastore Elia con la sorella Piera sono stati lì. Ma prima di ascoltare queste testimonianze abbiamo questa mattina qui il nostro caro fratello che ormai conoscete tutti quanti, che rappresenta Compassion e che vi presenterà il ministero di Compassion, il fratello Giuseppe Costantino, un prezioso uomo di Dio che ha offerto la sua vita per dare voce a chi non ha voce. E lo vogliamo accogliere con un applauso. Se potete mandare poi il video, che c'è un video e poi lui parlerà su questo. Questo filmato viene fatto nelle Filippine, non c'è l'audio, speriamo che arriva. In questo villaggio siamo stati
personalmente ci sono stato e ho visitato appunto queste capanne che voi vedete, queste case. Siamo arrivati dopo un uragano che c'è stato. E chi parla è Angeli. O quale fosse il lavoro dei miei genitori, non potevo dirgli la verità perché mi vergognavo. Era a mezzogiorno e qualcuno gridò che la polizia stava arrivando. Mia mamma mi diede un pacco di droga e mi disse: nascondilo, nascondilo. Così lo nascosi sotto le lenzuola. Non sapevo cosa fare, ero solo una bambina. Nelle Filippine, a Cebu, lo shabu, una droga di bassa qualità, si diffonde sempre di più. Ci sono bambini che ne abusano già a 11-12 anni. In questo quartiere ci sono bambini costretti a prostituirsi. Il motivo? La povertà. Molti genitori incoraggiano i figli a entrare in quel giro. Genitori apatici che abusano di droga e non sanno cosa fare per vivere. Moltissime vittime della prostituzione sono dipendenti dalle droghe. I genitori dovrebbero rispondere ai bisogni dei bambini. Dovrebbero lavorare e sostenerci. Iniziai a odiare mia madre per tutto ciò che ci accadeva e per i problemi che affrontavamo. La mia vita è cambiata. Ogni volta insegno ai bambini ad avere speranza perché potranno essere coloro che aiuteranno la loro famiglia a cambiare vita. Mio papà ha smesso di drogarsi e di spacciare perché ha visto in me una nuova persona, una nuova figlia. Ogni volta che i suoi amici sono a casa, parla loro di me. Mia figlia è davvero brava e va alla grande. Sono grata perché, anche se mio papà spacciava, so che voleva aiutarci. Avere un sostenitore ha cambiato la mia vita perché mi aiuta a essere forte e mi motiva, mi incoraggia. Per me Dio non è solo il mio Signore e Salvatore. Dio è mio amico. Chiunque conosce Angeline scoprirà il suo amore per Dio. Quando guida il coro, aiuta davvero tutta la comunità a lodare Dio. Spesso mi dice: ogni volta che ho difficoltà, semplicemente canto per Dio e la mia vita cambia. Amen. Quando non c'è speranza, tu puoi fare la differenza. Gloria a Dio. E io sono entusiasta di poter presentare questo. Diceva l'Apostolo, questo è quello che diventano i bambini una volta che trovano un sostegno. Amen. William. William, vieni qua. Dammi la mano. Vieni qua. Vieni qua, guarda, guarda dove ti porto. Vieni, guarda, guarda. Saliamo le scale, vieni, vieni. Facciamo un applauso a William così si incoraggia. Vieni, 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 vieni. Allora, saliamo qua perché così lo vedete meglio, no? Ci vedete meglio. William è un bambino,
Ed è bellissimo, diceva la pastora Santina, come si chiama? Mi ha detto bello, perché è bello. Molte volte quando presento Compassion faccio vedere la scheda dei bambini. Io dico sempre, dietro ogni foto c'è un cuore che batte. Dietro ogni foto c'è un William. Quello che rappresento io oggi, come dico, come sto dicendo nelle ultime presentazioni, rappresento 2 milioni di bambini che oggi hanno l'opportunità di servire il Signore. E sono stati veramente salvati grazie ad un gesto d'amore. E lo voglio ringraziare il Signore per questo. Compassion opera in 27 oggi paesi nel mondo. Amen! 27 paesi! E in questa mattina voglio darvi una bellissima notizia. L'Apostolo mi ha dato il permesso di poterlo fare, che la parola della grazia di Palermo diventerà partner di Compassion nel paese del Ghana. Amen! Amen, gloria a Dio, e sono entusiasta a poterlo fare, a poterlo dire oggi, perché l'unione fa la forza. E sapete questo perché succede? William, non mi scappare. Sapete questo perché succede? Perché siamo benedetti per benedire, benedetti per benedire. Circa 3 anni fa, forse 2 anni fa, qualcuno mi ha detto, tu non griderai più per i bambini, non andrai più nelle chiese, e grazie a Dio giro centinaia di chiese. E mi ha fatto paura questo. Non so se l'Apostolo si ricorda. Io mi sono confidato con lui, gli ho raccontato quello che mi stava succedendo, qualcosa che stava devastando un po' la mia vita. E lui mi ha detto, Giuseppe, quando arrivi a casa apri la Bibbia, prendi Apocalisse, capitolo 4, dove sta scritto che Dio ti porterà in alto e ti farà vedere quello che ha preparato per la tua vita. Io voglio ringraziare il Signore per questo, sapete perché? Ero responsabile della Sicilia e la Calabria. Grazie a Dio in questi ultimi tempi sono responsabile del centro sud Italia e sto visitando tutta l'Europa, sto visitando le chiese italiane, e questa è una grande benedizione. Per questo voglio ringraziare il Signore per quello che ci ha dato e di non scoraggiarci mai, perché Dio ha preparato delle meraviglie per la nostra vita. Pregate per noi, pregate per quanti siamo sul fronte e per le belle notizie che ascolteremo. Sapete, all'ingresso c'è un banchetto, avete visto, c'è mia moglie Giusy, c'è Federica che più tardi sarà insieme a lei, e ci stanno tante schede. Chi ha un bambino sostenuto in Compassion in questa sala, in questa chiesa? Io mi auguro che quest'oggi possiamo fare la differenza. Aspetta, non mi scappare. Possiamo fare la differenza. Volevo chiudere questo mio intervento con una testimonianza. Vi abbiamo fatto vedere il filmato delle Filippine. Prima di che iniziasse la giornata stamattina dalle 7, mi sono ricordato di una predicazione dell'Apostolo Lirio, che quando diamo con tutto il cuore Dio benedirà la nostra vita. Mi sono ricordato di quando lui ha predicato su Salomone, che è salito a Gabaon e ha portato 1000 tori alla presenza del Signore, perché voleva dare un'offerta. La stessa notte Dio apparve in sogno a Salomone e ha detto, e cosa vuoi che ti dia? Tu in quest'oggi lo puoi fare, hai dato la tua offerta, l'hai fatto col cuore. Diceva l'Apostolo, non è quanto tu hai dato, ma quanto ti è rimasto. Amen. Quanto ti è rimasto? E Dio benedirà la tua vita. Sapete, quando siamo stati nelle Filippine, in questo villaggio, abbiamo fatto il giro delle chiese, un pastore mi ha dato una busta per farvi capire che Dio ascolta la preghiera dei suoi. Mi ha dato una busta e mi ha detto, quando tu arriverai nelle Filippine, la porterai dove lo Spirito Santo ti guiderà. Siamo arrivati, c'è stato l'uragano, e siamo arrivati in una chiesa dove c'era tutto il tetto della mensa scoperchiato, non c'era più, i bambini dovevano mangiare, se pioveva, vieni William, dovevano mangiare sotto l'acqua. Abbiamo sentito di darla a questo pastore, e quando gliel'abbiamo consegnata ha detto, ho pregato tanto il Signore perché dovevamo fare degli interventi in questa chiesa, e praticamente mai i soldi erano troppi da spendere, non pensavamo mai di arrivare a raccogliere questi soldi. Ha aperto la busta e sapete quanto c'era nella busta? L'importo di quanto gli avevano chiesto per fare il tetto. Amen. Questo per farvi capire che Dio ascolta la richiesta dei suoi, e Dio ci possa benedire. Quando avrai gridato, quando avrai ascoltato il grido del povero, quando tu griderai sarai ascoltato dal Signore. Per questo vi voglio ringraziare, voglio ringraziare l'Apostolo Livio, voglio ringraziare la pastora Santina per l'opportunità che mi hanno dato di essere una voce per quelli che sono lontani. Amen. E come ho detto stamattina, io voglio essere la voce di chi è lontano. Voi state ascoltando, ma mi piace dirlo, noi possiamo essere il prolungamento del braccio di Dio. Amen.
tu puoi essere il prolungamento del braccio di Dio, e in questa mattina lo puoi fare qualcosa che piace al Signore, puoi dare speranza ad uno di questi bambini. Non c'è vincolo contrattuale, il vincolo è morale, non dovete firmare nulla, e vedrete che Dio benedirà la vostra vita. Dio vi benedica e grazie di cuore per quello che farete. Amen. Alleluia. Allora Margi, vieni, non ti avevo detto niente, è così, così non ti sei preoccupata. Anche Marianna Cutaia, sono state a Milano insieme con mia moglie, mia moglie mi ha detto: io ho testimoniato stamattina, ora basta. E la sorella Piera viene per dire qualcosa di quello che è successo a Catania. Margie è andata pure lì, è stata una delle oratrici. C'è Laura stamattina, no? Laura verrà di pomeriggio forse. Allora, loro sono state dal pastore Eros, hanno avuto una conferenza di donne e io sono riuscito a seguire qualcosa su Facebook, c'era la diretta, solo che scappava spesso. Ed ogni tanto a mia moglie la perdevo e dovevo cercare di afferrarla di nuovo quando parlava. Allora vogliamo cominciare da Milano, dovete essere sintetici, come belle, concise, così bella, sì, concisa. Facciamo parlare Marianna. Pace, quindi sono stata veramente onorata di avere questo tempo lì a Milano. Chiaramente c'era molta aspettativa, voglio dire solamente una cosa. Le predicazioni sono state molto simili, perché lo Spirito Santo li ha portati veramente proprio sulla stessa linea, ma il dono con cui sono state ministrate hanno portato. Dalla parte della pastora Laura c'è stata, vabbè, la leonessa, chiaramente, un grande incoraggiamento, lo sprint. Margherita è entrata proprio nel cuore, proprio nel bisogno proprio di quel momento di alcune persone, e ci ha emozionato, ma questa è stata veramente l'opera dello Spirito Santo. La pastora Santina, che dire, la mamma, l'esperienza, il cuore di mamma, è il cuore proprio veramente di una donna di Dio, amministrato come al solito con la sua testimonianza. Ed è stato veramente un tempo preziosa. Io ringrazio Dio, perché veramente è un onore, è stato un onore anche per me. Dio vi benedica. La parola a Margherita. Allora, per me è stato un onore, un privilegio poter essere uno strumento nelle mani di Dio e poter veramente trasmettere quello che sperimentiamo col Signore ogni giorno, per incoraggiare, per esortare. Chiaramente i travagli non mancano. Quando ci si accinge a fare qualcosa di forte, ci sono sempre degli ostacoli, ma noi siamo rimaste ferme e siamo andate. E credo che abbiamo rilasciato veramente quello che, almeno una buona parte di quello che Dio voleva trasmettere. Le persone hanno ricevuto tanto, abbiamo incoraggiato queste donne a riprendersi, a riappropriarsi del proponimento di Dio, sognare nel proponimento di Dio, perché questa è la cosa importante. Sapere qual è il proposito di Dio e poi scoprire quei sogni che Dio ti affida e portarli avanti con integrità, soprattutto, e con l'incoraggiamento del Signore. Poi una cosa molto importante è che questi insiemi creano, come si dice, condivisione, aggregazione, sono momenti che, anche incontrandosi, condividendo queste cose di Dio, condividendo anche momenti difficili, però prendendo quello che Dio ha per noi, aiuta molto nella comunione sorerna, in questo caso fraterna, non lo posso dire. C'era anche qualche fratello, i fratelli, diciamo, che di qua si sono spostati là, vi salutano, vi abbracciano tanto, ed è stato incoraggiante per noi anche. Allora, non te ne andare. Allora, abbiamo avuto due serate speciali a Catania, alle Ciminiere, come diceva l'Apostolo. Veramente Dio ha la bramosia di rivelarci la sua parola. Sono state due serate dove Dio si è rivelato in una maniera speciale,
E come diceva l'Apostolo, noi siamo, Dio ci vuole dare tanto, Lui ha nei cieli tante cose preparate per noi, però attraverso la nostra fede li dobbiamo prendere. Non è per merito, non è perché siamo più bravi degli altri, ma per una cosa sola, perché Gesù è morto sulla croce per noi. E Lui è là, pronto, ci vuole rivelare. Io ringrazio Dio e posso dire, io c'ero, ho assistito a questi due giorni di miracoli, le guarigioni ormai... Ci stiamo diventando così normali che vediamo le persone guarite, che non ci ringraziamo Dio per quello che vediamo, però è una cosa normale. C'è stata, vi faccio ridere, una sorella che, quanti di voi avete visto il film Mamma ho perso l'aereo, che c'è il ragazzino che si mette il dopo barba in faccia e ci brucia e comincia a correre? Così è stata lei, a che eravamo sedute e che vediamo questa donna che corre come una pazza da un lato all'altro lato, da un lato all'altro lato, perché aveva non so quante ernie, 4 ernie, non so, aveva un sacco di cose, e vi immaginate come era grata a Dio per la guarigione. Magari per noi sono cose banali, ma per una persona che sta passando un certo problema è una cosa grande. Dio vuole veramente rivelarci la sua parola in una maniera chiara. Dio ci vuole aprire gli occhi, le cose sono pronte, ce le dobbiamo prendere, però molte volte noi, dobbiamo dire la verità, non prendiamo in considerazione quello che abbiamo. E noi abbiamo tanto, abbiamo la ricchezza, abbiamo un apostolo che veramente ci sta proprio spulciando la sua parola, dipende da noi poterla mettere in pratica. E se la mettiamo in pratica come da figli, come mio figlio quando viene a casa mia, anche se io non ci sono, lui non dirà non posso aprire il frigo perché mia madre o mio padre non c'è, ma lui andrà là, prenderà quello che vuole. E noi abbiamo pure questo, di aprire i luoghi celesti e poterci prendere tutto quello che abbiamo, perché già è stato fatto, già è stato compiuto, soltanto noi con la fede che abbiamo dobbiamo andare a prendere e farceli nostri. Non ce le perdiamo queste cose, perché se Dio ci ha parlato, come diceva il fratello, ci sono tante cose da fare, tante cose da prenderci, noi non abbiamo bisogno di niente perché abbiamo in Lui tutte cose. Vi benedico. Alleluia. Vogliamo alzarci nella presenza di Dio. Prima di pregare voglio condividervi una visione. Stavamo adorando, intanto diamo il benvenuto anche ai nostri cari fratelli, ministri che sono qua, Dio vi benedica, benvenuti. Stavamo adorando il Signore e ho detto allo Spirito Santo di parlarmi, mi ha dato una visione, una grande pergamena, la vedevo come dal tetto che scendeva, e c'era in questa pergamena un cuore e due anelli di matrimonio. Il Signore mi ha detto, ci sono attacchi in corso contro le famiglie e contro i matrimoni, ma prenderanno la vittoria andando nello spirito, pregando nello spirito. Quindi stamattina io voglio proclamare che tutti i matrimoni in crisi saranno sanati nel nome di Gesù. Io voglio proclamare che nessun'arma fabbricata contro ogni famiglia e contro ogni matrimonio avrà successo nel nome di Gesù. E stamattina voglio rilasciare questa unzione dello Spirito Santo. Il Signore mi ha fatto vedere chiaramente che tutto questo attacco nasce dall'anima, dalle emozioni, da quello che sale in cuore d'uomo. Il Signore ha detto quello che sale in cuore d'uomo è dominato dal mondo dello spirito e non deve diventare determinante. E noi vogliamo che questo avvenga, che la Chiesa cresca nella rivelazione del mondo dello spirito, perché noi possiamo camminare secondo lo spirito. Amen. Quanti di voi avete fame stamattina della parola? Alziamo le mani e stiamo 15 secondi in silenzio, diventando solamente consapevoli della sua presenza. Spirito Santo, ti vogliamo onorare. Tu sei colui che fa la differenza qui in mezzo a noi.
E noi vogliamo alzare il livello di comprensione della tua grandezza. Tu hai tutte le parole, tutte le soluzioni, tutto il potere per rispondere al bisogno di ognuno di noi. E noi questa mattina ci prostriamo davanti a te, riconosciamo la tua sovranità, la tua signoria e dichiariamo la nostra ubbidienza e sottomissione a te, dolce Spirito Santo. E vogliamo che tu guidi ogni cosa, che tu riveli la tua parola, che tu ci riveli i misteri divini che sono messi a parte per noi. E noi ti diamo il ringraziamento, la lode, l'adorazione e vogliamo essere ubbidienti alla tua parola e al tuo comando. Nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Sono grato per quello che Dio ci sta permettendo di fare, quello che è successo a Torino, quello che è successo a Catania, tutte le attività che stanno sorgendo per quello che avverrà nella conferenza dei giovani, perché c'è accelerazione nel mondo dello spirito. Avremmo potuto ministrare, noi eravamo a Catania il venerdì sera fino alle 10, alle 22, eravamo ancora lì a ministrare. E siccome mia moglie doveva partire presto, il sabato mattina alle 5 e mezzo dovevano essere già all'aeroporto di Palermo, siamo dovuti andare, ma potevamo ministrare. A un certo punto ho chiamato le persone nel palco e pregavamo, guarivano e testimoniavano direttamente. Ci sono state veramente miracoli istantanei, due persone con le stampelle l'hanno lasciate e se ne sono andati con i loro piedi. Dio ha guarito tante persone che venivano, avevano vari problemi, varie infermità e lo Spirito Santo li toccava, istantaneamente venivano sanati e venivano guariti. Stiamo entrando in un'accelerazione e noi vogliamo che questa impartizione attraverso la rivelazione che riceviamo possa diffondersi, perché il mio desiderio non è che si facciano testimonianze dove vado io, ma che si facciano testimonianze dovunque voi andate e predicate la parola, che deve diventare così normale, così frequente come era nella prima chiesa. Oggi voglio parlarvi di una continuazione di quello che abbiamo iniziato domenica scorsa. Domenica scorsa abbiamo parlato che siamo seduti nei luoghi. Se siamo seduti nei luoghi celesti, dobbiamo avere un linguaggio del cielo. E oggi parleremo di questo. Questo è il titolo, il linguaggio del cielo dei figli di Dio. Perché Dio, lo volevo dire dopo, ma Dio mi sta dicendo dillo ora, dà doni meravigliosi e dà sempre il meglio. E a volte il dono delle lingue non viene apprezzato realmente per il valore che ha. Ma il dono delle lingue è il punto d'inizio del cambiamento e della trasformazione di entrare nel territorio dello spirito. Sapete perché? Perché nel nostro corpo la parte più importante del nostro cervello è il centro della parola. E quando una persona è battezzata nello Spirito Santo, lo Spirito Santo prende il controllo del centro della parola e ti fa parlare sotto la sua ispirazione. Per cui tu non lo comprendi con la tua razionalità, ma avviene per l'azione e l'ispirazione dello Spirito Santo. Partiamo da Genesi 11, verso 6. Da dove sono originate tutte le lingue? Perché ci fu un tempo sulla terra dove si parlava una sola lingua. Tutti si capivano. C'è stato qualcosa che gli uomini hanno cercato di costruirsi, una torre. E tu dici, ma che male c'è a fare una torre? Pure a Pisa ce l'hanno. Il problema della torre
era che loro si volevano mettere in contatto con il secondo cielo per avere relazioni con demoni, con magie e stregoneria. Quindi non era tanto la torre il problema, era lo scopo perché volevano fare la torre. E che cosa è avvenuto? Leggiamolo in Genesi 11 verso 6 e dice così: e l'Eterno disse: essi sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo laggiù e confondiamo la loro lingua affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Ed è così che è nato l'italiano. Che prima non c'era l'italiano, tutti parlavano la stessa lingua. È nato l'italiano, è nato l'inglese, è nato lo spagnolo, sono nate tutte le lingue, perché a un certo punto uno parlava con l'altro e l'altro non lo capiva più, e piano piano hanno dovuto strutturare dei linguaggi, delle lingue, e in base a dove sono stati dispersi ognuno si è fatto la sua lingua. Quante sono le lingue del mondo oggi non lo sappiamo assolutamente, sono tantissime. Ora, questa è l'origine. Ma ognuno di loro, parlando la stessa lingua, potevano sperimentare unità di intenti, capirsi e realizzare progetti comuni. Ma non era il progetto di Dio. Quando quello che vuoi fare non è il progetto di Dio, Dio viene e ti confonde. Quando quello che vuoi fare è il progetto di Dio, Dio viene e ti aiuta. Vuoi essere aiutato stamattina? E dillo: Signore, io voglio fare la tua volontà e chiedo l'aiuto tuo che viene nella mia vita. Ora Dio ha cominciato a restaurare il linguaggio del cielo, perché per fare in terra la sua volontà come è fatta in cielo dobbiamo parlare il linguaggio del cielo. Ha cominciato con un popolo naturale, si è scelto un popolo naturale, questo popolo naturale è il popolo di Israele, popolo scelto da Dio, con cui Dio ha cominciato un piano. Attraverso questo piano è culminato nella venuta del Messia, che è venuto dal seme di Davide, seme di Abramo, seme della donna. Ma attraverso Cristo Gesù, con l'opera di redenzione, si è scelto, ha fatto nascere un popolo, ha ricreato, dobbiamo dire, un popolo spirituale. Quindi se Israele è il popolo naturale di Dio, la Chiesa è il popolo spirituale di Dio. E se Israele come popolo naturale ha avuto benedizione naturale, la Chiesa come popolo spirituale ha la benedizione naturale e la benedizione spirituale. Difatti, Dio ci ha fatto nascere di nuovo, di una nascita spirituale, nati di nuovo d'acqua e di spirito, siamo nati dallo spirito. Ci ha battezzati nello Spirito Santo, ci ha riempiti di grazia, ci ha riempiti di doni, ci ha riempiti di ministeri. Tutto questo è attraverso il mondo spirituale per vivere in maniera spirituale. Ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Prendete Efesi capitolo 1 verso 3, questo è un verso che è importante perché la parola di Dio è spirito e vita. E lo spirito è come le banconote. A ogni banconota deve corrispondere l'oro del valore che c'è scritto. Se tu hai 100 euro, 100 euro è un pezzo di carta, il valore reale di quel pezzo di carta è pochi centesimi per produrlo. Ma quello che c'è scritto in quel pezzo di carta è avallato da una quantità d'oro che corrisponde a quel valore. Ogni parola di Dio, che è spirito e vita, è avallata dalla realtà spirituale a cui corrisponde.
E quando ti accordi con quella realtà spirituale, quella diventa la tua realtà. La tua realtà è la parola, e quando credi la parola, la realtà della parola diventa la tua realtà. Cosa dice Efesi 1:3? Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. Ognuno dica: sono stato già benedetto. Con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La verità, la realtà più alta è la verità, e la realtà è che tu già nel mondo dello spirito sei stato benedetto di ogni benedizione spirituale. Amen. Alza le mani e dillo: io ci credo che sono stato benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La domanda che ci facciamo è: se sono stato benedetto nei luoghi celesti, nel mondo spirituale, perché ancora non lo realizzo pienamente nel mondo naturale? Tra il dire questo e il realizzarlo ci sta di mezzo la rivelazione e la fede. Però se tu hai dubbi sul fatto che sei stato benedetto, mai lo puoi realizzare. Tu ti devi accordare con Dio. Quello che Dio ha detto è la realtà più alta. Ora prendete anche Efesi capitolo 2, versi 5 e 6, perché ritorniamo a quello che abbiamo detto domenica scorsa, che Dio, quanto a Lui, non ci vede seduti sulla terra, ci vede seduti nei luoghi celesti, ci vede delocalizzati. Ognuno dica: delocalizzato. Dillo: io sono delocalizzato. Seduto qui, ma sono seduto lì. Efesi 2:5, guardate cosa dice: anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ascoltate, una cosa che è stata risuscitata, la morte può avere più potere su qualcosa che è stato risuscitato? Dillo, alza le mani e dillo: io sono risuscitato. È un mescanto, Ramoite. Perché già sono risuscitato, e se sono risuscitato significa che già l'ho vinto, e se già ho vinto mi metto in una posizione di vittoria, non sono in una posizione di sottomissione né di paura, sono in una posizione di vittoria, perché io sono risuscitato con Cristo, e dopo che sono risuscitato mi sono posto a sedere nei luoghi celesti insieme a Cristo Gesù. Di alla persona accanto a te: oh, ma ti rendi conto dove sei seduto? Siamo seduti nei luoghi celesti. Ora, la realtà del mondo dello spirito è poco conosciuta, perché si ci arriva per rivelazione. E la parola di Dio ci fa sapere chi siamo. In realtà, tu mai avresti saputo chi sei se Dio non te l'avesse rivelato. Tu ti saresti fatto un'idea di chi sei in base a quello che gli altri dicono che sei, perché tu non sai realmente chi sei, perché non ci puoi arrivare con la tua intelligenza, con i tuoi sensi, con i tuoi ragionamenti. Per sapere realmente chi sei, te lo può dire chi ti ha creato. E Dio ti ha creato spirito. Quando Dio creò Adamo, creò lo spirito in cielo e nella gloria. Poi formò il corpo sulla terra. L'uomo è spirito. Chi sei tu? Tu non sei quello che si vede allo specchio. E qualcuno sta dicendo: meno male. Tu sei spirito. Lo spirito non si vede allo specchio. Si vede solo allo specchio della parola. Hai un'anima? Ce l'hai l'anima? È come se ce l'abbiamo l'anima. E abiti in un corpo. Se lo vogliamo dire in termini più comprensibili, tu sei l'autista e il tuo corpo è la macchina. È l'autista che guida la macchina, non è la macchina che dice all'autista dove deve andare.
il tuo spirito è stato creato per guidare la tua vita, perché l'unico luogo dove Dio ha comunione e comunicazione con te non è con l'anima, non è col corpo, è solo con lo spirito. Ecco perché dobbiamo rinnovare la nostra mente e ripensarci come Dio ci pensa e come Dio ci vede. Dio ci vede spirito. Dio è spirito e se ci ha fatto nascere come figli suoi, significa che lui ci vede come figli spirituali. E noi dobbiamo rinnovare la nostra mente su questo. Poiché Dio ci ha fatto nascere di nuovo nel regno dello Spirito, ci ha dovuto dare la lingua dello Spirito. Perché noi non parlavamo la lingua dello Spirito, parlavamo la lingua della carne, parlavamo la lingua dei sentimenti, parlavamo la lingua delle emozioni, parlavamo la lingua naturale. Ora Dio ci ha dovuto dare una lingua soprannaturale per poterci fare vivere nel soprannaturale, e il dono delle lingue è la porta d'ingresso al soprannaturale. Perché parla il linguaggio del cielo, perché è dello spirito, è ispirata dallo spirito. Quando vivi nello spirito, vivi nel riposo. Tutte le nostre agitazioni hanno origine nella mente o nell'anima, ma il nostro riposo ha una sola origine, lo spirito. Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò, perché lui è il riposo. Dio è spirito e lui è il riposo. E come viene il riposo? Entrando nello spirito. Tutte le tue agitazioni è perché non sei nello spirito. Quando entri nello spirito tutte le agitazioni si passano e poi entri nel riposo. Isaia ci ha spiegato qualcosa che poi è stato ripreso dall'apostolo Paolo, che trovate in Isaia 28 verso 11 e 12, dove Dio comincia a fare sapere al suo popolo come nel futuro, parlava al popolo di Israele, avrebbe parlato a questo popolo. Isaia 28 11 e 12 dice così: sarà infatti mediante labbra balbuzienti e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Ognuno dica un'altra lingua. Non è la lingua naturale, è una lingua spirituale. Perché Dio è spirito e se Dio parla, parla un'altra lingua. Questo significa che quando tu parli in lingue, l'origine del tuo parlare non è in te, è in Lui. Perché è Lui che ispira. L'Eterno parlerà a questo popolo. Egli aveva loro detto: ecco il riposo, fate riposare lo stanco. La stanchezza più grande non è fisica, è nell'anima. Tu vedi una persona che vive depressione, già la mattina si sveglia e già è stanco, senza aver fatto nulla. E Dio ha detto: io vi dico qual è il segreto del riposo, fate riposare lo stanco. Normalmente quando uno è stanco tutti ci dicono: reagisce, muovete. E invece Dio dice: fatelo riposare. Come si fa a riposare uno che è stanco? Dio ci ha dato il segreto e dice: ecco il riposo, fate riposare lo stanco. Questo è il refrigerio. Ma essi non vollero ascoltare. Di che cosa stava parlando Dio? Dio stava parlando di qualcosa che poi l'apostolo Paolo ci spiega in 1 Corinzi 14, 21. Lui ci riprende quello che ha detto Isaia e ce lo rende ancora più semplice da capire, che si sta parlando del parlare in altre lingue come segno del battesimo dello Spirito Santo. Un linguaggio nuovo, un linguaggio celeste. Ecco l'altra lingua con cui Dio parla al suo popolo. Sta scritto nella legge: io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Poiché queste lingue sono lingue dello Spirito,
Le persone drogate di sensi, drogate di sentimenti, non riescono a capire, a ubbidire, a entrare in questo territorio. Perché Dio con dispiacere dice, gli do pure questi segni grandi e soprannaturali, ma neanche così mi ascoltano. Non tutti però. Ci sono quelli che ascoltano e che ci vogliono entrare in questa dimensione. Quando Gesù è venuto, ha compiuto il suo ministero, è morto ed è risuscitato. Prima di andare a sedersi alla destra del Padre, ha detto: io me ne andrò, ma quando me ne andrò, manderò a voi il Consolatore. Non vi lascerò orfani. Qual è il più grande bisogno di un essere umano? Avere un padre. Senza paternità non c'è eredità, senza paternità non c'è identità. Questo mondo non ha identità, è un orfanotrofio. Ma quando veniamo a Dio, acquistiamo identità, diventiamo figli. E dobbiamo percepire questo. E Gesù ha detto: io non vi lascerò orfani, ritornerò a voi. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. I discepoli con Gesù hanno gustato realmente cosa significa paternità. Ma quando hanno saputo che doveva andarsene, dice: ora che fa? Ci lasci così? Ma come? Siamo stati così bene con te, non ci è mai mancato nulla, sei stato tutto per noi, e ora se te ne vai, ora come siamo? Ritorniamo come prima? No, Gesù ha detto: no, non vi lascerò orfani, tornerò a voi, tornerò nello Spirito, nella persona dello Spirito Santo. E in Atti 1, dal verso 4, Gesù, dopo essere stato risuscitato, si è fatto vedere con i discepoli, dai discepoli per 40 giorni, ha parlato loro del regno di Dio, raccoglie tutti quelli che aveva, oltre 500 persone, sul Monte degli Ulivi e dice loro, comandando loro, di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettare l'adempimento della promessa del Padre. Ma leggiamoli in Atti 1 dal verso 4, dice così: e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro, ognuno dica comandò, non è che consigliò, comandò. Dio ad Adamo aveva consigliato di non mangiare o aveva comandato di non mangiare? Ma come quando Dio ha comandato ad Adamo, Adamo non ha ubbidito, Gesù ha comandato a 500 persone, solo 120 hanno ubbidito. Cioè Dio fa tutte le cose perfette, ma se non riscontra ubbidienza, la sua benedizione non può arrivare nella tua vita. La condizione per ricevere la benedizione è l'ubbidienza. E l'ubbidienza significa che rinunci alla tua volontà per fare la sua volontà, e quando fai la sua volontà riconosci che la sua volontà è migliore della tua volontà e non è la tua volontà migliore della sua volontà. Comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Notate, le altre cose vengono chiamate promesse, questa è la promessa. Che egli disse: voi avete udita da me. Verso 5: perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi ha detto, non molti dei suoi discepoli erano Galilei. Galilea da Gerusalemme c'erano 3 giorni di cammino a piedi. Quindi la tendenza naturale, finito tutto, se ne volevano tornare a casa. E Gesù ha detto: non vi allontanate da Gerusalemme. Rimanete finché non siate rivestiti di virtù dall'alto. E che è successo? Lui non ha detto il giorno, ha detto fra qui e non molti giorni. Ma il giorno era già stato stabilito da Dio prima della fondazione del mondo, ed era il giorno di Pentecoste. Pentecoste significa 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù è risuscitato, 40 giorni con i discepoli, poi sale alla destra del Padre e
giorni dopo scende lo Spirito. Quando scende lo Spirito? Nel giorno di Pentecoste. Lui non gliel'ha detto che scendeva nel giorno di Pentecoste, ha detto fra qui e non molti giorni, ma alcuni cosa hanno fatto? Hanno interpretato, hanno detto vabbè intanto ce ne andiamo a casa, ci facciamo un po' di cose e poi torniamo, e invece quando è venuto lo Spirito è venuto all'improvviso, e quelli che ha trovato ubbidienti ha benedetto. Ma poi lo leggeremo questo. Questa è una cosa troppo importante, perché alcune volte noi guardiamo le persone, perché le persone non sono benedette? Dio ha benedetto tutti, ma solo gli ubbidienti se ne appropriano. La promessa dello Spirito era per tutti, non era solo per alcuni, ma solo chi era presente se ne è appropriato. Atti 1:8. Saltiamo un pochino di passaggi. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino all'estremità della terra. Voi riceverete dunamis, potenza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. In altri termini, non siamo abilitati ad essere testimoni senza la potenza e senza la presenza. Perché come fai a testimoniare di un Dio onnipotente senza potenza? E come fai a testimoniare dei fatti che sono avvenuti senza che il testimone per eccellenza abiti dentro di te? Tu non eri presente quando Gesù è morto, tu non eri presente quando Gesù è risuscitato, ma lo Spirito Santo era presente. Se lui viene dentro di te, lui testimonia che veramente è così, e tu allineandoti alla sua testimonianza anche tu diventi testimone. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Il progetto di Dio che tutta la terra potesse ricevere la testimonianza della Chiesa attraverso lo Spirito. E questo si cominciò ad adempiere. Si cominciò ad adempiere a Gerusalemme, come Gesù aveva detto. Allora ascoltate, in Babilonia comincia la confusione, in Gerusalemme comincia la restaurazione. In Babilonia le persone non si sono più capite, in Gerusalemme c'è uno solo che ispira tanti nelle varie lingue e tutti senza saperlo e senza capirsi comunque parlano la stessa lingua, perché l'unico che ispira è solo uno ed è lo Spirito Santo, e quando uno solo ispira tutti parlano lo stesso linguaggio di unità. Babilonia segna l'inizio della confusione, Gerusalemme a Pentecoste segna l'inizio della restaurazione e della nascita della Chiesa. Cosa facevano gli ebrei? Ogni anno, sapete che Pentecoste era una delle feste comandate, Pasqua, Pentecoste e Tabernacoli. Ogni maschio ebreo doveva presentarsi dove era il Tempio per festeggiare. Nessuno si poteva presentare a mani vuote. Quindi tutti gli ebrei, proseliti, da tutte le parti della terra, e lì vengono poi elencate 17 lingue diverse, 17 luoghi diversi, si radunano a Gerusalemme in accordo alla parola di Dio che dice che dovevano presentarsi alla festa, a queste tre feste, e quindi c'era la festa di Pentecoste, e Dio sceglie questo momento. E anche qui, chi sono stati gli ebrei che hanno ricevuto la predicazione? La prima predicazione di Pietro, dove 3.000 persone hanno ricevuto la salvezza, gli ebrei ubbidienti al comando del Signore di andare a celebrare la festa di Pentecoste. Gli altri che hanno detto "Pissan non ce vaio", non hanno potuto ricevere la testimonianza, la salvezza e lo Spirito Santo. E siamo sempre là. Chi prospera? Chi è ubbidiente? Chi è benedetto? Chi è ubbidiente? Quindi Gesù risuscita, sta 40 giorni, parla del regno,
Poi dice dovete aspettare a Gerusalemme finché non si adempia la promessa del Padre. 120 lo hanno ubbidito, gli altri si sono fatti i fatti loro. La vita è questione di priorità, quello che raccogli è quello che hai seminato, quello dove hai investito è quello dove raccogli. Tu puoi ascoltare, dire amen e puoi incicrire e non investi. Loro hanno ascoltato, loro non è che non credevano in Gesù, tutti quelli che non c'erano non è che non credevano in Gesù, ma non lo ubbidivano. Ora ci sono tanti che credono in Gesù, ma non lo ubbidiscono. E la benedizione non è per quelli che credono solamente, è quelli che lo ubbidiscono. E Dio dà lo Spirito a quelli che lo ubbidiscono. Quindi 120 erano là, ubbidienti al comando del Signore, non vi allontanate da Gerusalemme. E in Atti 2, il testo che amiamo di più i pentecostali, c'è il racconto meraviglioso di Luca che dice cosa avvenne. E io amo leggerlo e rileggerlo. Quando io dico io sono pentecostale, sono orgoglioso di essere pentecostale. Io sono uno che è nato attraverso una intenzione originale di Dio e io ho aderito a questa intenzione originale di Dio. Le mie origini non sono nel mondo protestante, le mie origini sono nella Pentecoste, quando è sorta la Chiesa, quando lo Spirito Santo è sceso. Amen. Io non mi identifico con una denominazione, c'ho molto di più di una denominazione, mi identifico con l'Iddio vivente e vero e con il suo Spirito che mi ha fatto nascere di nuovo. E come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Oh, che meraviglia! Con una sola mente nello stesso luogo. Tu puoi essere nello stesso luogo con un altro cervello, ma essere nello stesso luogo con una sola mente, questo rappresenta l'unità. E l'unità, ascoltate questo, l'unità è possibile solo attraverso l'ubbidienza. Chi è che si è trovato nello stesso luogo con la stessa mente? Tutti quelli che hanno ubbidito il comando del Signore. Amen. Tutti quelli che ubbidiscono si ritrovano insieme. Tutti quelli che si identificano con Cristo si ritrovano insieme. Tutti quelli che fanno di testa loro non si ritrovano insieme. E cos'è avvenuto? E all'improvviso, era programmato fin dalla fondazione del mondo, la Pasqua era programmata, Pentecoste era programmata, ma Dio programma e fa le cose all'improvviso. Perché gli italiani cosa fanno? Improvvisano a fare le cose ma non le hanno mai programmate. Dio ci sa un'eternità a programmare, ma poi fa subito all'improvviso e gli riesce tutto perfettamente. E all'improvviso era già tutto programmato. Venne dal cielo. Da dove? Venne da dove? Da dove è sceso? Tutto questo è venuto dal? Tutto ciò che viene dal cielo per fare in terra la sua volontà come è fatta in? È l'origine di farci fare la volontà di Dio. Venne dal cielo come un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Ognuno dica sedevano. Non è iniziato con l'agitazione, è iniziato col riposo. Quando uno siede è in una posizione di riposo. Dio non ci ha fatto stare in piedi nei luoghi celesti, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. Quando loro hanno ricevuto lo Spirito stavano seduti. Seduto significa posizione di riposo. Quando entri nella dimensione dello Spirito entri nella dimensione del riposo. Quando non sei nel riposo significa che sei ritornato nella carne, non sei nello Spirito. Quando perdi il riposo significa che sei nell'anima, non sei nello Spirito, perché quando ritorni nello Spirito ritorna il riposo. E riempì tutta la casa dove essi sedevano.
Tu ti aspettavi che riempiva le persone, ha riempito la casa. Prima che le lingue di fuoco si posassero sulla testa delle persone e andassero a prendere il controllo del centro della parola e farli parlare per ispirazione divina, Dio ha cambiato l'atmosfera. Tutta la casa era ripiena dello Spirito. Dio prima crea l'atmosfera e poi agisce. Lo Spirito scende e riempie tutta la casa. Tutta la casa ora era sotto il pieno controllo dello Spirito. Era ritornato un piccolo Eden dove Dio controllava tutto. Quella casa divenne dimora dello Spirito e rappresenta la Chiesa, la dimora dello Spirito. E dice così: e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Posarsi significa trovare il luogo del riposo. La colomba andò ma non trovò dove posare la pianta del piede ed è ritornata nell'arca. Ma quando ha trovato luogo di riposo e si è posata, non è più tornata. La colomba non vuole andare e venire, vuole riposare. Apparvero loro con delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Ora lavorate un pochino con l'immaginazione. Che sta succedendo? Tutti quanti sono nel medesimo luogo, tutti sono seduti. Quando tu sei seduto e ti viene una, appare una lingua, apparizione significa che c'è la reale percezione, presenza. Non è una visione, in altri termini è diventato visibile, tangibile, perché c'era l'apparizione delle lingue. Ora lavorate con l'immaginazione, ognuno poteva vedere la lingua di fuoco sulla sua testa o vedeva la lingua di fuoco sulla testa degli altri. Quando sei nello spirito tu vedi l'unzione degli altri, non sei troppo occupato di te stesso e ti accorgi di come Dio sta benedicendo gli altri, non sei centrato su te stesso, sono gli altri che si accorgono che tu hai l'unzione, non sei tu che sei centrato su di te, tu ti accorgi dell'unzione degli altri e della benedizione che Dio ha dato agli altri. Amen. Ognuno vedeva le lingue di fuoco sulle teste degli altri, non sulla propria. Ed erano lingue come di fuoco. Domanda: perché su Gesù è sceso come colomba e su di noi è sceso come fuoco? Perché la colomba rappresenta purezza e Gesù non aveva bisogno di purificazione, mentre noi che veniamo dalla natura adamica abbiamo bisogno di purificazione, e dove arriva lo Spirito Santo comincia un'opera di purificazione nella nostra vita che non potresti mai avere senza lo Spirito. Suono, fuoco, ma il segno non è quello. Avrebbero potuto dire: abbiamo visto la lingua di fuoco, allora siamo battezzati nello Spirito. Non era quello il segno. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Il segno non era il fuoco, il segno non era il vento, il segno non era il suono, il segno non era l'eccitazione che loro vivevano e la gioia che avevano, il segno era parlare in lingue. Perché per poter cambiare qualsiasi cosa, tutto comincia parlando la parola. Nel principio era la... E Dio come comincia nella nostra vita? Cambiando il nostro modo di parlare. Fino a che non cambia il tuo modo di credere e di parlare, non può cambiare niente nella tua vita, ma Dio comincia facendoti cambiare modo di parlare e cambierà il tuo modo di vivere. Gerusalemme si è compiuto. Ma che succede?
Dopo essere stati Gerusalemme e dintorni, il popolo era così benedetto, tutti i 12 apostoli facevano i culti, era la chiesa che tutti volevano frequentare, ma si erano dimenticati. Che cosa si erano dimenticati? Che Gesù aveva detto Gerusalemme, Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Se rimanevano sempre a Gerusalemme, allora siccome loro se lo sono scordati, Dio gliel'ha fatto ricordare, sapete come? Con la persecuzione. Ha suscitato delle persone che ci sono inquietate, le facete rire, e questi hanno cominciato a perseguitarli e così sono scappati perché erano perseguitati. E uno di questi, Filippo, va in Samaria, finalmente adempie quello che Gesù ha detto: Gerusalemme, Giudea, Samaria. E si compie Samaria. In Atti 8 Filippo scende in Samaria. Che cosa fa? Siccome è unto dallo Spirito, ripieno dello Spirito, riceve l'insegnamento degli apostoli, sono cariche della parola di Dio, della rivelazione dello Spirito, arriva in Samaria. Cosa fa? Predica il Cristo, segni, prodigi, miracoli, liberazioni, guarigioni, ma nessun battezzato nello Spirito Santo. La Chiesa viene a sapere che cosa è successo in Samaria. Arrivano un sacco di messaggi WhatsApp dalla Samaria, hanno fatto la chat samaritani e arrivavano guarigioni, liberazioni, salvezza. Ma che sta succedendo in Samaria? C'era grande gioia nella città. E allora in Atti 8:14 scopriamo che la chiesa di Gerusalemme viene a scoprire la notizia che Filippo, un diacono, erano così unti che anche i diaconi sapevano fare segni, prodigi e miracoli. Il livello spirituale era così alto, era così cresciuto, che gli apostoli che insegnavano la loro dottrina con grande efficacia, che anche i diaconi facevano segni, prodigi e miracoli. Amen. Dillo, non c'ho bisogno di diventare apostolo per fare segni, prodigi e miracoli, basta già essere diacono. Basta fare i pulizia alla chiesa e in quel momento raccoglie l'unzione, preghi per i malati e guariscono. E allora Atti 8:14, ora gli apostoli che erano a Gerusalemme quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni, e giunti là essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Ora vedete, c'era una collaborazione. Quello era evangelista, poi divenne evangelista, partì da diacono, divenne evangelista, fece la funzione di evangelista, ma non aveva l'unzione per fare ricevere lo Spirito Santo. Perché? Perché Gesù questo compito inizialmente l'aveva dato solo agli apostoli, e loro come missione apostolica in Samaria mandano Pietro e Giovanni per mettere il fondamento apostolico. Era un evangelista, non era un apostolo che aveva evangelizzato, ma quando loro sono andati il fondamento è diventato apostolico. E che cosa hanno fatto? Hanno pregato perché le persone ricevessero lo Spirito Santo. Ascoltate bene, hanno pregato che Dio desse lo Spirito o hanno pregato che le persone lo ricevessero? Se hanno pregato che le persone lo ricevessero è perché erano convinti, pienamente convinti, e sapevano che lo Spirito Santo era stato solamente dato, già dato, e doveva essere solo ricevuto. Tu non puoi pregare che uno riceve qualcosa che Dio già non ha dato. Tu puoi pregare che le persone ricevano quello che già Dio ha dato, e loro hanno pregato che le persone ricevessero lo Spirito. E che cosa è avvenuto? Che nel verso 16, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù, e imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ascoltate, Gesù ha detto: chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà... Erano salvati, sì o no? Ma non erano battezzati nello Spirito Santo. Molti dicono: quando tu ricevi Gesù ricevi pure lo Spirito Santo. Non ebbero niente. Allora Pietro e Giovanni si fecero una camenata. Loro li hanno trovati battezzati in acqua, credenti ma non battezzati nello Spirito Santo.
Quindi significa che la salvezza e il battesimo nello Spirito Santo sono due esperienze diverse e susseguenti. Prima la salvezza, poi il battesimo nello Spirito Santo. Non puoi ricevere il battesimo nello Spirito Santo prima della salvezza. Puoi ricevere la salvezza e anche subito dopo, anche un minuto dopo puoi ricevere il battesimo nello Spirito Santo, ma prima devi nascere di nuovo e poi devi essere ripieno di Spirito. E loro sono andati e hanno fatto questo. Hanno suggellato con l'unzione apostolica, loro hanno imposto le mani e tutti loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. E si adempie quello che Gesù ha detto, Gerusalemme, Giudea, Samaria, ora cosa ci rimane? L'estremità della terra. E quindi ora andiamo in Turchia, a Efeso, perché a Efeso Dio ha fatto cose turche. Atti 19. Perché Efeso è in Turchia, si chiamava Asia Minore allora, ma sempre Turchia è, quella di oggi. Atti 19 verso 2, l'apostolo Paolo arriva dagli Efesi, ne trova circa 12 e chiede, fa questa domanda: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? La domanda che mi faccio io, se è automatico ricevere lo Spirito Santo quando credi, che senso ha la domanda di Paolo? Allora sono due esperienze diverse, perché lui ha detto avete creduto, ma la domanda che vi faccio, l'avete ricevuto lo Spirito Santo? E quelli hanno detto scusa, ma a noi non ce l'hanno manco spiegato che c'è un battesimo di Spirito Santo. E lui ha detto scusa, ma se non vi hanno spiegato che c'è un battesimo di Spirito Santo, di quale battesimo siete stati battezzati? Se siete stati battezzati nel battesimo cristiano, siete stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma di quale battesimo siete stati battezzati? E loro hanno detto, ma siamo ancora fermi al battesimo di Giovanni Battista. Non abbiamo, quelli risposero, non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro, con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero, col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse loro, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè Cristo Gesù. Il battesimo di Giovanni e il battesimo cristiano non sono lo stesso battesimo. Quando Giovanni battezzava faceva impegnare le persone a credere nel Messia. Il battesimo cristiano è amministrato ai credenti che già hanno creduto nel Messia, hanno ricevuto il Messia. Il battesimo di Giovanni era un impegno a credere nel Messia. Ora, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Scusate, 5 minuti prima non ne sanno niente, manco che c'è il battesimo nello Spirito Santo. Qualche minuto dopo parlano in lingua e profetizzano. Non è soprannaturale tutto questo? Le lingue non si imparano, le lingue le parli perché sei ispirato e dopo che tu l'hai detto, siccome non si capisce quello che hai detto, non ti ricordi niente di quello che hai detto. Non è che dici aspetta ora mi devo ricordare tutto quello che ho detto in lingue, non te lo puoi ricordare perché non è logica, è spirito, entri in un'altra dimensione. Loro hanno profetizzato e hanno parlato in altre lingue. Ora che cosa, perché è stato importante questo? Dio ha voluto cominciare con il linguaggio spirituale. La Chiesa di Gerusalemme e gli anziani hanno creduto che i gentili potevano fare parte della Chiesa ed essere figli di Dio senza diventare prima ebrei. Perché prima se uno voleva conoscere Dio doveva diventare ebreo, doveva diventare proselito, lo battezzavano e osservava tutto quello che Dio aveva comandato nella legge. Ma ora qua succede una cosa particolare, Pietro va dal centurione Cornelio per rivelazione divina, va a predicare l'Evangelo e appena Pietro comincia ad aprire la bocca loro subito vengono battezzati nello Spirito Santo. E Pietro dice, mamma mia, questi sono gentili, questi parlano in lingue come noi. E
E a quel punto Pietro è sconvolto, è scioccato, dice: mamma mia, Dio ha fatto diventare i gentili capaci di ricevere lo Spirito Santo come l'abbiamo ricevuto noi che siamo ebrei. E allora alla fine dice: e chi la può, gliela può negare l'acqua di battezzarli in acqua se Dio già l'ha battezzata nello Spirito Santo? Ma naturalmente quando gli altri ebrei hanno sentito dire che i gentili erano stati battezzati in acqua, hanno detto: ma come, loro sono gentili e li avete battezzati? Come avete potuto fare una cosa di questo genere? Tra l'altro gli ebrei non entravano manco nelle case dei gentili. E Pietro si deve giustificare. E com'è che acquieta gli animi di tutti? Guardate Atti 11 verso 15, succede questo in Atti 10, ma in Atti 11 Pietro viene interpellato su che cosa è successo. E com'è che tutti si calmano? Perché lui dice: sentite fratello, non è che sono stato io, qui è stato Dio, perché gli ha dato lo stesso spirito che ha dato a noi, parlano in lingue come noi, Dio li ha battezzati nello Spirito Santo come noi, senza farli diventare prima ebrei, da gentili li ha battezzati. Allora la Chiesa dice: mamma mia, allora Dio ha accolto anche i gentili nella fede. Atti 11 verso 15. Aveva appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come era sceso al principio su di noi, cioè nel giorno di Pentecoste. Pietro ha detto: qua c'è stata un'altra Pentecoste. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Cos'è che ha fatto in modo che la Chiesa, fatta soprattutto e principalmente da ebrei fino a quel momento, riescono a ricevere i gentili come parte del corpo di Cristo? Le lingue. Quando Pietro ha visto parlano in lingue come noi, ha detto: oh, ma hanno ricevuto lo Spirito come noi. E se hanno ricevuto lo Spirito come noi, fanno parte dello stesso corpo. E se fanno parte dello stesso corpo, come faccio a non battezzarli in acqua? Fanno parte della Chiesa. E quando Pietro disse tutto questo, si sono acquetati. E hanno detto: allora il Signore ha visitato i gentili. A cui damone, non siamo solo noi, ci sono pure io del nome. E questo è diventato, perché è importante questo? Perché è la prima volta che una persona gentile può fare parte del popolo di Dio senza diventare ebreo. La prima volta. Per cui per gli ebrei è sconvolgente questo. E cos'è tutto questo? Il segno delle lingue. Non erano altre cose, è il segno delle lingue. Manifesta l'opera soprannaturale di Dio nella vita delle persone. Non è un fenomeno naturale, è soprannaturale. Non si può produrre, si può ricevere. Quindi Pietro dice: non ci posso fare niente, questo non è cosa mia, questa è cosa sua. Non è cosa nostra, è cosa sua. E io non mi posso opporre a quello che Dio fa. Tutti sono acquetati, hanno capito, finalmente, attraverso il dono dello Spirito col parlare in lingue, che i gentili ora fanno parte pure della Chiesa e del corpo di Cristo. Guardate quanto è importante parlare in lingue. Ora, parlare in altre lingue porta molti benefici. Scientificamente è stato provato che ogni volta che noi parliamo in altre lingue, come ora leggeremo, edifichiamo noi stessi, non edifichiamo solo il nostro spirito, edifichiamo la nostra anima, anche il nostro corpo. Ed è stato dimostrato scientificamente che quando si parla in lingue aumentano le difese immunitarie. Quindi puoi guarire semplicemente fortificando le tue difese immunitarie parlando in altre lingue. Amen. Lo hanno dimostrato scientificamente che le difese immunitarie si innalzano quando si parla in lingue. Ma, e non abbiamo il tempo, se no dovremmo stare fino a domani, studi che sono stati fatti da persone che hanno studiato questo fenomeno della glossolalia,
che è diverso dalla xenoglossia, poi vi spiegherò cos'è, perché xenoglossia significa parlare lingue comprensibili di uomini di altri popoli, mentre glossolalia è incomprensibile sia a chi parla che a chi ascolta. La xenoglossia è quello che è avvenuto nel libro degli Atti 2, nel giorno di Pentecoste, dove parlavano le lingue, loro non le capivano, ma chi ascoltava capiva. La glossolalia ha un valore molto importante, perché come vi dicevo va a prendere il centro della parola. È scientificamente provato che noi governiamo tutto attraverso la parola. Ascoltate, ma ora vi dico una cosa importante, voglio che la comprendete questo. Quando tu dichiari, sapete quando tu senti la stanchezza? Non prima, ma dopo che dici sogno stanco. Ogni volta che tu dici sogno stanco, il tuo corpo ci crede, perché lui crede a quello che gli dice la parola. E appena tu mi dici un mafero e chiuso, sogno stanco, già te viene la stanchezza di sopra, perché il tuo corpo recepisce il messaggio e si comporta di conseguenza. Perché quello che noi non comprendiamo è che il centro della parola è che regola tutto il nostro corpo e tutta la nostra vita. Così quando tu impari a parlare la parola governerà la tua anima e governerà il tuo corpo e sottometterà ogni altra cosa. Ecco perché mai stare attento a che noi carichiamo. E perché lo spirito è andato a prendere proprio il centro della parola? Perché da lì si governa tutto. Ora, guardate Prima Corinzi 14, ora ci facciamo una carrellata in Prima Corinzi 14, dal verso 2, dove Paolo ci spiega le lingue. Lui ha la rivelazione. E sapete perché ha la rivelazione maggiore? Perché dichiara che lui parla in lingue più di tutti gli altri. Guardate cosa dice nel verso 2 di Prima Corinzi 14. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi parla in altra lingua, a meno che non è xenoglossia, non parla agli uomini, quindi sta parlando di glossolalia, ma a Dio. Perché nessuno lo comprende. Quindi non sta parlando di xenoglossia, perché lì le persone comprendono. Ascoltatemi, il diavolo quando parli in lingue non capisce niente. Quando tu parli in lingue, solo per Dio non ci sono misteri, solo Dio ti capisce, perché tu non parli agli uomini, parli a Dio, e siccome per Dio non ci sono misteri, qualsiasi cosa tu dici, lui la comprende, ma il diavolo non capisce niente, quindi hai una linea diretta, senza interferenza con Dio, per parlare con lui ogni volta che parli in lingue, e un diavolo sa assurre lo assacusale, perché non ha capire niente. Perché nessuno lo comprende, solo Dio lo comprende. Quindi hai una linea diretta con Dio, una comunicazione personale diretta con Dio che nessun altro comprende. In spirito proferisce che cosa? Misteri. Mistero, cos'è il mistero? Ascoltate, scrivete questa definizione. Mistero è qualcosa da comprendere perché nascosto alla mente naturale, difficile da comprendere perché nascosto alla mente naturale e ai sensi naturali. In altri termini, tutto ciò che è nel mondo dello spirito mai lo puoi capire con la mente naturale e con la razionalità. Ascoltate, quando tutti hanno ricevuto lo stesso battesimo nello Spirito Santo e hanno parlato tutti quanti le medesime lingue, tutti quanti erano ispirati dal medesimo spirito e non c'era differenza né di intelligenza né di cultura né di età, né se erano mascoli né se erano femmine, sono diventati tutti uguali perché tutti sottomessi allo Spirito, tutti uno con lo Spirito. Misteri sono cose difficili da comprendere perché nascoste alla mente naturale dell'uomo naturale, è una conoscenza ritenuta perché c'è un velo sopra e i cinque sensi naturali non possono concepire ciò che è al di sopra e al di là della ragione. Le cose dello spirito sono al di sopra e al di là della ragione. Ecco perché l'uomo naturale gli sembra una follia, perché non fanno parte della dimensione naturale, fanno parte della dimensione dello spirito. Ora,
andiamo a studiare qualche cosa. Non vi posso dire i 100 vantaggi per poter di parlare in altre lingue, ma qualcosa ve la devo dire. Il verso 4 dice: chi parla in altra lingua edifica se stesso, chi profetizza edifica la Chiesa. Edifica se stesso, non dice edifica lo spirito. Alcuni pensano edifica, si edifica nello spirito. No, ti edifichi anche nello spirito, ma edifichi te stesso. Significa edifichi te stesso. La parola usata nel testo originale greco significa ti aiuta a crescere spiritualmente, ti aiuta a crescere e a maturare nelle cose di Dio. E quando maturi, uno dei modi come maturi è col rinnovamento della mente. Quindi ti edifica spirito, anima e corpo. Edifica te stesso, e te stesso è spirito, anima e corpo. Verso 14: perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Quando prego in spirito, quando prego in altre lingue, non è un'attività della mente, è un'attività dello spirito. Hanno provato scientificamente e hanno visto che la zona che noi usiamo per ragionare, quando parliamo in lingue, è silente, non c'è attività elettrica cerebrale. L'attività si sposta in altre parti, nel centro della parola. Ecco perché c'è il riposo, perché finalmente quando parli in lingue, te cai mu cerebello. Mancanza di attività cerebrale. Ti calmi, ti tranquillizzi, è una camomilla spirituale. Verso 17. Infatti tu puoi anche rendere un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quando parli in lingue, una delle cose che puoi fare è ringraziare Dio nello spirito. Solo che gli altri non lo capiscono, arriva solo a Dio, Dio lo comprende. Verso 18 è il verso che amo. Paolo dice: io ringrazio Dio, io ringrazio il mio Dio, perché parlo in lingue più di voi tutti. E questo è il grande deficit nella Chiesa. Facciamo tanto per ricevere il battesimo nello Spirito Santo e dopo che lo riceviamo non parliamo più in lingue, perché non abbiamo capito il valore delle lingue nel farci crescere spiritualmente. Paolo, che è l'uomo che ha avuto più rivelazione del Nuovo Testamento, era l'uomo che parlava in lingue più di tutti gli altri. Dillo, alza le tue mani e dillo: Signore, mi pento di non avere parlato tanto in lingue, invece di sparlare voglio parlare in lingue, perché quando parlo in lingue è sicuro che non sparlo nessuno e non faccio male a nessuno, ma edifico me stesso e cresco spiritualmente. Amen. Verso 28: ma se non vechi interpreti, si taccia nella chiesa chi parla in altra lingua, ma parli a se stesso e a Dio. A se stesso. Come faccio a parlare a me stesso? Se non sono litigato, posso parlarmi. Non parlava Davide alla sua anima? Cosa diceva Davide? Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. E quei che ci parlava, lo spirito di Davide parlava alla sua anima. Quando parli nello spirito, parli anche a te stesso, alla tua anima. E dice: se non c'è chi interpreta, che può comprendere e avere edificazione, perché i doni sono per questo, parli a se stesso. C'è una parte importante della nostra vita, e vi voglio dire una cosa importante: tu cambi nella misura in cui parli a te stesso la parola. Ditelo con me: io cambio nella misura in cui parlo la parola a me stesso. Non cambi quando parli la parola agli altri, non cambi quando predichi agli altri, non cambi quando insegni agli altri. Tu cambi quando parli a te stesso, quando predichi a te stesso, quando insegni a te stesso. Amen. Dillo: ora ricomincerò a parlare con me stesso. Riconciliati, perché ci sono quelli che si sciarriano con tutto, alla fine si sciarriano pure quelli, non mi parlo più, basta. Riconciliati e comincia a parlare a te stesso la parola. Amen. Quindi ora ascoltate questo vi farà saltare dalle sedie. Siete pronti? I nostri spiriti rigenerati, il tuo spirito, il mio spirito rigenerato,
ha dentro la mente di Cristo. Amen. Quando tu parli in spirito, esprimi qualcosa della mente di Cristo, perché tu sei ispirato dallo Spirito Santo, e quando lo Spirito Santo parla, non parla mai da se stesso, ma ripete tutte le cose che Gesù gli ha detto. Dillo: dentro il mio spirito c'è la mente di Cristo. Per questo Paolo ha potuto dire: or noi abbiamo la mente di Cristo. Ma il problema qual è? Quanto di quella mente hai rivelato? Una cosa è averla e un'altra cosa è averla rivelata. Tu puoi avere tutto in banca, ma puoi morire di fame avendo soldi in banca, vero? Lei lavora in banca, se così sape. Cosa occorre per prendere i soldi dalla banca e andare a fare la spesa? Il bancomat. Anche i mat lo usano. E cerca di essere saggio quando lo usi, non essere mat quando usi il bancomat. Fai il banco saggio. Tu puoi avere i soldi in banca, ma se non c'è un bancomat per chiedere a pagare la spesa non la può fare. Allora tu puoi avere la mente di Cristo, ma è quello che attingi dalla mente di Cristo che sarà utile nella tua vita, perché diventa sapienza nella tua vita. Non basta averlo depositato, lo deve avere in pratica. Quindi noi abbiamo la mente di Cristo, abbiamo il linguaggio del cielo, perché la mente di Cristo è la mente del cielo. Quando parli in lingue non parli linguaggio umano, parli linguaggio del cielo, perché attingi alla mente del cielo. E poi la cosa bella, siccome la mente rimane infruttuosa, quando parli nello spirito, tutti i tuoi pensieri sbullonati, tutti i tuoi sentimenti sbullonati, tutte le tue fandonie e tutte le tue follie non vanno a interferire con quello che dici nello spirito, perché tu gli fai, c'hai la scorciatoia e pigli e salti la tua mente, salti le tue emozioni, salti i tuoi sentimenti, salti i tuoi pensieri e vai diretto a Dio con la sua parola attraverso lo spirito, da spirito a spirito senza passare dalla mente. Amen. In altri termini, puoi fare preghiere perfette, ringraziamenti perfetti e puoi fare richieste perfette, perché non passano dalla tua mente carnale non rinnovata, vanno direttamente da spirito a spirito. Alleluia. Ora, man mano che tu parli misteri, puoi pregare che Dio ti dia l'interpretazione dei misteri. Chi parla in altre lingue preghi di potere, quando vengono interpretati vengono rivelati. Andiamo all'ultimo verso che vi voglio condividere riguardo all'argomento, 1 Corinzi 14, 22, poi c'è una conclusione. Le lingue non sono solo il segno del battesimo nello Spirito Santo. Questo è per la persona che riceve lo Spirito Santo. Ma le lingue sono un segno anche per i non credenti. Guardate cosa dice 1 Corinzi 14, 22. Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti. Che vuol dire? Sapete cosa vuol dire? Che alcuni che dicono: ah, ma ci sono i nuovi, non possiamo parlare in lingue perché si scandalizzano. Vi dico una cosa: non si scandalizzano i nuovi, si scandalizzano i religiosi. I nuovi non si scandalizzano, i nuovi si incuriosiscono. Io quando ho sentito altri parlare in lingue non mi sono scandalizzato, mi sono incuriosito e ho detto: ma come fai a parlare così? E quelli mi hanno spiegato: ma io ho ricevuto lo Spirito Santo, questo è lo Spirito Santo che mi fa parlare così. Ma se tu lo nascondi, nascondi il segno che Dio ha dato per le genti, per incuriosirle nelle cose dello Spirito. Così nei culti vi voglio dire una cosa: il modo più semplice per entrare nell'atmosfera soprannaturale dello Spirito è quando tutti parliamo in altre lingue insieme, perché parliamo linguaggio del cielo e determiniamo un'atmosfera del cielo. Questo è il modo più rapido e più veloce. Amen. Quindi nei culti non si deve vietare il parlare in altre lingue con la scusa che crea disordine e follia.
È come dire allo Spirito Santo: stato muto. No, ti stai muto tu e parla iddo. Quando limitiamo questo, togliamo uno dei segni più straordinari del cielo, il linguaggio del cielo sulla terra, e togliamo la testimonianza. Ora, Giuda, non sto parlando con voi, Giuda 20, la conclusione. Cosa incoraggia la parola? Dice che noi dobbiamo edificare noi stessi. È un modo come ci edifichiamo attraverso il parlare in altre. Ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Ognuno dica: pregando nello Spirito Santo. Quando tu preghi nello Spirito, non preghi dalla tua mente, tu preghi dallo Spirito, dalla mente dello Spirito. E la mente dello Spirito è la mente di Cristo, e la mente di Cristo è la mente del cielo. Quando preghi nello Spirito, tu preghi la mente del cielo sulla terra, e sia fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo. Mia moglie mi dice: rallenta, non ho tempo di scrivere niente. Ma il fiume quando scorre, scorre, non è che ci può dire cammina più piano. Fiumi di acqua viva sgorgano. Allora, ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio. Che tu potresti dire: cosa c'entra pregare nello Spirito e conservarsi nell'amore? Quando parli la lingua dello Spirito, parli la lingua soprannaturale di Dio, e quando parli la lingua soprannaturale di Dio, parli la lingua dell'amore, perché Dio è amore. E ti conservi nell'amore. Quando sei nello Spirito non sei nella carne, e quando sei nello Spirito sei in comunione con Dio, e Dio è amore, e tu ti conservi nell'amore aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo. Se aspetti ancora misericordia, significa che sei in un processo, perché se non avessi miserie non avresti bisogno di misericordia. Siamo in un processo, e in questo processo chi ci aiuta? Lo Spirito Santo. Colui che ha iniziato in noi l'opera buona la porterà in vista della vita eterna, che deve conquistare lo spirito che già è nato dall'alto, l'anima che viene rinnovata, la mente che viene rinnovata, e il corpo che diventerà incorruttibile e immortale. Così si compierà il proponimento di Dio attraverso lo Spirito di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E noi questa mattina vogliamo fare venire a tutti voi il grande desiderio e la fame di essere come l'Apostolo Paolo. Io ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi. Sapete che significa? Abbiamo un potenziale enorme che non sfruttiamo. Quanto tempo buttato in aria per cose vane, mentre l'avresti potuto dedicare a pregare, a cercare la faccia di Dio, a pregare in altre lingue. E tu dici: ma non capisco niente. Ma Dio, per benedirti, non ha bisogno che tu capisci, ti benedice indipendentemente dal fatto che tu lo capisci o non lo capisci, ma intanto cresci nello Spirito e ti ritroverai a capire cose che prima non capivi, ad avere rivelazioni che prima non avevi, ti ritroverai ad avere una forza che prima non avevi, perché hai dato spazio allo Spirito, e lo Spirito ti sa fare solo del bene, non può farti altro che del bene nella tua vita. Facciamogli un applauso di onore allo Spirito di Santo per l'opera meravigliosa che fa. Alleluia. Ora bacashanda la mada Jesus. Kere mashikara bassanda la mada Jesus. Posso chiedervi, prima che cominciano a cantare, 2 minuti di pregare in altre lingue o cantare in altre lingue? Ora bacashekere bassanda la mada Jesus. Apri la tua bocca. E se questa mattina tu non sei battezzato nello Spirito Santo, Dio ti battezza ora. Basta che lo ricevi, basta che lo desideri. Se hai ricevuto Gesù, puoi ricevere tutto il resto. Se Dio ti ha dato suo figlio, come ti donerà tutte le altre cose insieme con lui? Harabakashekere bassanda ramada shikara bassanda ramada jisa. Ore bakashekere bassanda ramada shekere bassanda.
Alzate la vostra voce, fatelo sentire che pregate in lingue. Le lingue del cielo sulla terra, le lingue del cielo sulla terra creano la realtà del cielo sulla terra. Raba karabashanda rabasika ramada Jesus. Raba labakarashika rabasanda ramada Jesus. Mio cuore sconvolge tutto, sconvolge tutto. La sola cosa che voglio è stare con te per sempre, con te per sempre. Attirami più vicino, portami in profondità, voglio conoscerti, perché niente è più dolce del tuo amore per me. Voglio conoscerti. Il mio cuore sconvolge tutto, la sola cosa che voglio è stare con te per sempre, con te per sempre. Attirami più vicino, portami in profondità, voglio conoscerti, perché niente è più dolce del tuo amore per me. Voglio conoscerti, attirami più vicino. Portami in profondità, voglio conoscerti, perché niente è più dolce del tuo amore per me. Voglio conoscerti, è grande il tuo amore per me. Parlamene adesso. Quanto è grande il tuo amore per me. Ne ho bisogno adesso. Quanto è grande il tuo amore per me. Quanto è grande il tuo amore per me. Ne ho bisogno adesso. Quanto è grande il tuo amore per me. Parlamene adesso. Quanto è grande il tuo amore per me. Ne ho bisogno adesso. Attirami.
tirami più vicino, portami in profondità, voglio conoscerti, voglio conoscerti, perché niente è più dolce del tuo amore per me, voglio conoscerti, attirami più vicino, attirami più vicino, portami in profondità, voglio conoscerti, voglio conoscerti, perché niente è più dolce del tuo amore per me, voglio conoscerti, voglio conoscerti, attirami più vicino, portami in profondità, voglio conoscerti, voglio conoscerti, perché niente è più dolce del tuo amore per me, voglio conoscerti, voglio conoscerti. Alleluia, alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi, immergiti nello Spirito, la realtà più grande è lo Spirito, la realtà più grande non è quello che vivi nel naturale, la realtà più grande è la sua parola, è il suo Spirito, e lui ti ha riempito col suo Spirito, perché tu viva dello Spirito, cammini per lo Spirito, ti nutri della parola ispirata dallo Spirito. Alleluia. Alleluia. Entriamo a cantare nello Spirito. Cantiamo nello Spirito. Oh Lord, bless your holy name, Almighty God. We'll bless you, Lord. We'll bless your holy name. Siede sul suo trono, a colui che regnerà per sempre, sia la gloria, sia l'onore, il potere, sia la gloria, sia l'onore, il
colui, a colui che siede sul suo trono, a colui che regnerà per sempre, sia la gloria, sia l'onore, il poter, sia la gloria, sia l'onore, a colui che siede sul suo trono, a colui che siede sul suo trono, a colui che regnerà per sempre, sia la gloria, sia l'onore, il potere, sia la gloria, sia l'onore, il potere. Santo, 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 santo sei, Signore. Santo, 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 santo sei, Signore. A colui, a colui che siede gloria, sia l'onore a colui che siede, a colui che siede sul suo trono, a colui che regnerà per sempre, sia la gloria, le mani, c'è un'unzione potente qui, ricevila, 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 digli Spirito Santo toccami, Spirito Santo toccami ora, chiudi i tuoi occhi e lascia che lo Spirito Santo viene su di te. C'è una potente unzione che sta toccando la vita di ognuno. Una delle cose che Dio vuole fare è toccare la vita di ognuno, parlare a ognuno. Voglio essere pieno di te, voglio essere pieno di te, voglio entrare nella stanza del trono e restarci, voglio essere pieno di te, voglio essere pieno di te, voglio entrare nella stanza del trono e restarci, voglio essere pieno di te, voglio essere pieno di te. Voglio entrare nella stanza del trono e restarci.
amarci. Alleluia. Tutte le mani alzate, l'unzione è qui. Ricevi da questa meravigliosa rivelazione. In te c'è la mente di Cristo, va attivata, va ricevuta, va parlata, i misteri vanno rivelati. Tutti i misteri della sapienza e della conoscenza sono in Cristo. Tutto è in Lui, e in Lui abbiamo tutto pienamente. Ora bacassanda ramada Jesus. Ore bacassete ramada Jesus. Lode, lode, lode. Sembra che c'è la nuvola della gloria su di noi. Alleluia. Una nuvola sta avvolgendo il popolo di Dio. Immergiti nella nuvola della gloria. Gli angeli stanno cantando insieme con noi. Un esercito celeste adora. Ora bacassanda ramadashita rabacassa rabada Jesus. Rabacassa karabashita rabada Jesus. Ore balakarassanda ramadashete rebassanda ramada Jesus. Oh Lord, bless your holy name, Almighty. In questa atmosfera è facile per chi non è ripieno di Spirito Santo essere riempito di Spirito Santo. Se ci sono persone qui che hanno ricevuto Gesù e non parlano in lingue, ora vieni a ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Esci dal tuo posto, vieni e ricevi. Se ci sono persone che vogliono ricevere Gesù, venite pure, faremo prima la preghiera di salvezza, poi vi sarà amministrato lo Spirito Santo che vi riempirà. Rabacassanda la mano a Gesù. Degno sei, o nostro Re, tutti uniti noi cantiamo, santo, santo il nome tuo, gli angeli cantano. Sei o nostro Re, tutti uniti noi cantiamo, santo, santo il nome tuo, gli angeli cantano. Degno sei o nostro Re, tutti uniti noi cantiamo, santo, santo il nome tuo, gli angeli cantano. Degno sei o nostro Re, tutti uniti noi cantiamo, santo, santo il nome tuo. Alleluia. Allora ora facciamo la preghiera di salvezza, e tutti quelli che ricevete Gesù, poi ci sarà qualcuno che si mette là, che alza la mano, andate nella stanza, vi daranno l'invito per avere un dono durante la settimana e vi spiegheranno il programma della Chiesa. Gli altri che siete qui per ricevere lo Spirito Santo, restate qua. Allora tutta la Chiesa alzate le mani e preghiamo.
fate la preghiera di salvezza, ricevete Gesù come Signore della vostra vita, i vostri peccati vengono tutti perdonati e Dio vi dà una nuova vita, una nuova natura, vi fa nascere di nuovo nel mondo dello Spirito con la vita di Dio e la natura di Dio. Pregate a voce alta tutta la Chiesa insieme con loro questa preghiera: Signore, vengo davanti a te e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Lo dirò a tutti che tu sei il mio Signore e il mio Salvatore. Ditelo ora alla Chiesa: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Facciamo un applauso a questi cari. Allora, chi ha fatto la preghiera di salvezza? C'è il fratello Mario con la mano alzata, seguitelo, portateli quelli che per la preghiera di salvezza. Gli altri che siete venuti per ricevere lo Spirito Santo, venite, quelli degli staff ministeriali, a venire a dare una mano d'aiuto, così che loro possono ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Appena venite io faccio la preghiera. Alzate le mani. Chiesa, alzate le mani e benedite, collaborate, non disturbiamo lo Spirito. Collaboriamo con lo Spirito, non creiamo distrazioni. Questo è come una Pentecoste. Lo Spirito scende e riempie ed essi parlano in altre lingue, come lo Spirito li ispira a fare. Allora pregate questa preghiera a voce alta dietro a me e dite: Signore, grazie per la promessa dello Spirito. Ora vengo a ricevere la promessa dello Spirito. Spirito Santo, riempimi ora. Io ti ricevo ora in accordo a quello che Gesù ha detto e ora posso parlare in altre lingue come tu mi ispiri a fare. Ora cominciate a parlare in altre lingue, non lo capirete, ma parlate. Kiria mashakara basanda ramada Jesus, ere bakara kosembara bashekiria masata ramada Jesus. E ci sono alcuni che vi aiutano. Tu ci onori con la tua presenza. Dall'alto si ode un suono dal cielo. Degno sei, unico re, gloria ed onore ti appartengono. Nel nostro silenzio sentiamo cantare dall'alto, si ode un suono.